una marcia commissionata dalla Musical Band Association in onore del grande maestro e compositore Carl King. Di Frank Arthur Pearsall, compositore americano, insegnante di musica e direttore d'orchestra, nel 1994 compose questo brano in coincidenza dell'inaugurazione del padiglione del Herman Park di Boone, Iowa, luogo all'aperto per spettacoli e concerti bandistici. Ascoltiamo Pavilion Mash. Ascolteremo è un brano di Jacob de Haan, la descrizione di un viaggio attraverso campi lussureggianti, strade campestri che sembrano non dover finire mai. La melodia semplice e squisitamente intensa trasmette e crea momenti di grande forza ed energia. Lasciamoci così trascinare nel fantastico e incantevole mondo di Hammerland. Thank you.
cosa meravigliosa, film del 1955, diretto da Henry King, interpretato da Jennifer Jones e William Holden. 8 nomination, 3 Oscar per la canzone, le musiche di Newman, i costumi. Love is a many splendor thing. Thank you.
incredibile corteo, peculiare preludio, grande entrata, ingresso trionfale. Lasceranno senza fiato i nostri acrobati e trapezisti. Vanno in bicicletta,
foche che giocano con la palla, terrificanti tigri, leoni ammaestrati, splendidi elefanti, ippopotami equilibristi. Insomma, le nostre bestiole, caravanserraglio. Thank you.
uno dei più grandi successi del cinema italiano. 5 nastri d'argento, 7 nomination agli Oscar, 3 statuette. Migliore attore per Benigni, miglior colonna sonora per Nicola Piovani. La vita è bella. Thank you.
per il Saturday Night Live. Alcuni brani: Every Guy Needs Somebody, Peter Gunn-Pete, Oh Hyatt, Give Some Love. Signori, the best of the Blues Brothers. Thank you.
Signore, grazie. Grazie al signor sindaco dottor Gengiuli, col quale mi sono sentito spesso in questo periodo, che ha permesso la realizzazione di questo concerto. Grazie al parroco don Gianni, che ci ha offerto l'ospitalità, e il signor Agostino, che si è messo subito a nostra disposizione per l'arredo delle sedie e quant'altro. Non so, maestro, abbiamo un bis? A meno che prima del bis qualcuno dei nominati non voglia fare un discorso a noi, a voi, di ringraziamento, il microfono è per loro. So, signor Agostino, suo sindaco, grazie. Io spero soltanto una cosa. Siccome io vengo a Milano spesso, spero che non siete così bravi a fare le multe. Spero almeno questo, che siete stati veramente, veramente bravissimi. Siamo ormai alla quinta edizione dei nostri concerti in villa. Mi dispiace che questa sera purtroppo abbiamo dovuto fare qua nella chiesa parrocchiale, perché un lutto ha colpito la famiglia, Properzi, e quindi ci sembrava giusto non fare il concerto lì nel loro parco. Quindi per quello che siamo qui in questo luogo. Però mi sembra bello che questa tradizione possa continuare. Prima di tutto dobbiamo ringraziare il parroco, la parrocchia, ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale e la Fintessile, che ha sponsorizzato questo evento. Io penso che la buona musica faccia bene soprattutto al cuore, quindi anche se siamo in questo luogo, mi piace della musica che parla di circo, ma soprattutto parla di gioia, e questo deve essere un luogo di gioia, questa è la cosa più bella e più importante. Siete veramente bravi e spero che nel futuro possiamo veramente fare questo vostro concerto nella villa, nel parco di Villa Incisa, perché siete bravissimi. Ringraziamo il direttore Giorgio Poli, giusto? Il commissario Lucchini Francesco,
e tutta l'orchestra. Prima dell'ultimo pezzo do la parola al nostro parroco, Don Gianni. Una cosa l'ha già detta l'Agostino, ma tre mi sento di doverle dire. Ecco, innanzitutto perché la banda era molto preoccupata stasera, ve lo posso confidare, perché ovviamente tutto il programma era pensato per l'esterno, per la villa incisa. Ecco, abbiamo capito il motivo per cui ci siamo rifugiati in chiesa e ho detto: non preoccupatevi, fate tutto il programma che avete stabilito, perché è un'eccezione che conferma la regola. Ecco, quindi questo è il primo pensiero che volevo dire. Poi il secondo, che mi hanno sorpreso, non so voi, perché io pensavo che i vigili urbani sapessero suonare bene soltanto uno strumento che tengono appena appeso al collo, che poi con un colpo serioso, portandolo alla bocca, sanno fermare il traffico e tutti. E invece stasera si hanno veramente sorpreso non solo il fischietto che abbiamo sentito, ma anche altri strumenti. In modo particolare mi ha colpito uno strumento che non è tipico delle bande, è nascosto dietro le quinte, non so se l'avete potuto cogliere, un nome strano, Glockenspiel. Ecco, bravissima, perché ha dato un tocco di originalità che è veramente unico rispetto a tutte le bande che possiamo ascoltare. L'ultimo pensiero, visto che siamo in chiesa, oggi è la vigilia di Pentecoste. Mi sento di dire che oggi abbiamo potuto vedere e ascoltare che cosa è capace di fare lo Spirito Santo. Vediamo se l'avete capito. Della diversità, un'unica sinfonia. Questo è quello che sa fare bene lo Spirito Santo, quindi ci avete fatto una bella predica. Grazie. Accompagnato anche da un pensiero, perché stavo andando via per lasciare lo spazio al bis, volevo consegnare al commissario, al maestro e alla speaker a nome di tutti gli orchestrali e la banda un calendario, so che va di moda, ecco, ne abbiamo fatto anche uno noi come parrocchia, anche se siamo ormai avanti, però ci sono altri giorni che potete così vedere, e poi anche il nostro bollettino parrocchiale. Grazie ancora di tutto e della serata. Grazie. Un'altra cosa prima del gran finale, certe manifestazioni, certi concerti riescono bene perché siamo supportati anche da personale che non fa il nostro lavoro, però è parte di altre bande che ci danno una mano con la loro professionalità e il loro impegno. Quindi hanno rinunciato stasera magari ad andare con le famiglie al cinema per essere qui con noi. Quindi invito ad alzare i nostri compartecipi al concerto di stasera. Grazie.
averci ospitato e per aver ascoltato la musica della banda della Polizia Locale di Milano. Adesso, voglio un altro pezzo.